A voi tutti bentrovati in una nuova puntata di Talk 24 dai nostri studi, un'altra puntata dedicata all'attualità che stiamo vivendo in questi giorni. Lo faremo con tanti ospiti anche questa sera. Parto da chi è con me in studio, l'onorevole Carlo De Girolamo, Movimento 5 Stelle. Buonasera, onorevole. Buonasera, buonasera a lei, buonasera ai telespettatori. È collegato con noi Andrea Corsini, assessore regionale ai trasporti e al turismo della Regione Emilia-Romagna. Assessore, buonasera. Buonasera. Grazie per essere con noi. Assessore, io partirei con lei perché ci sono tante questioni sul tavolo. Innanzitutto, se secondo lei la nostra regione potrà tornare gialla entro qualche giorno, qualche tempo? Ma io direi che è molto prematuro poterlo dire perché il fatto di essere in una zona gialla piuttosto che in una zona arancione, piuttosto che in una zona rossa, dipende ovviamente dagli indici di riferimento, dai parametri che vengono monitorati e che vengono valutati dal CTS, per cui al momento siamo in zona arancione e naturalmente il nostro lavoro è finalizzato a tornare, diciamo, il prima possibile in zona gialla, ma questo non dipende dalla nostra volontà, dipende ovviamente dall'andamento della curva epidemiologica, questo è l'unico riferimento che noi dobbiamo avere rispetto al tema delle zone colorate, per cui guardiamo con fiducia al futuro, la situazione è ancora ovviamente molto complicata, anche se negli ultimi giorni la curva epidemiologica, diciamo, non è cresciuta in maniera esponenziale come fortunatamente nelle giornate, nei giorni precedenti, per cui vedremo, è in corso, credo, proprio in queste ore la riunione del CTS e poi ci sarà ovviamente il confronto col governo dove capiremo, diciamo, se l'Emilia-Romagna continuerà ad essere in zona arancione. Io penso di sì, perché non credo ci siano al momento le condizioni per rientrare in zona gialla. Spero naturalmente di essere smentito, però lo vedremo nelle prossime ore. Onorevole, sono momenti difficili. Che aria si respira a Roma in questo momento? Come, scusi? Onorevole, prego. Sì, chiaramente, come diceva anche l'assessore Corsini, che tra l'altro saluto, viviamo un momento in cui, diciamo, anche la riflessione puntuale sui dati che arrivano, insomma, che ci arrivano da tutta Italia deve farci avere, continuare ad avere un atteggiamento di prudenza. Il governo ha, insomma, fin qui adottato tutta una serie di provvedimenti che, diciamo, da ultimi con gli ultimi due DPCM, che hanno chiaramente sono stati improntati appunto a questo principio, insomma, di cautela e previdenza. E quindi oggi dobbiamo continuare a guardare anche all'andamento della curva epidemiologica, sicuramente con maggior rigore da un lato, ma anche appunto con insomma, una speranza che ci arriva anche, insomma, dalla tenuta di molti sistemi sanitari regionali, tra cui appunto anche il nostro, che ci fanno appunto sperare in un possibile cambiamento di scenario. Però ecco, insomma, l'attenzione, la cautela e la massima precauzione, insomma, devono continuare a essere principi ispiratori di questa fase molto delicata dell'emergenza sanitaria. Allora, in Emilia-Romagna, e lo vado a chiedere all'assessore Corsini fra un attimo, dopo aver visto il nostro servizio, c'è anche una ordinanza che è stata varata proprio poche ore prima che la nostra regione finisse in zona arancione. Su questo si è espressa Fratelli d'Italia Regia. Vediamo il contributo numero 3 e poi lo commentiamo con l'assessore Corsini. Fratelli d'Italia in pressing sulla regione per allentare la stretta che l'ordinanza del 12 novembre va a rafforzare rispetto alle misure previste dalla zona arancione nella quale l'Emilia-Romagna si trova dal weekend scorso. Riteniamo che l'ordinanza Bonaccini, che era stata emanata prima dell'ingresso dell'Emilia-Romagna in zona arancione, abbia posto una serie di condizioni e vincoli nello svolgimento di attività imprenditoriali o anche commerciali, pensiamo ai fiorai, pensiamo all'asporto servito da ristoratori e altri soggetti che prima dell'ingresso Emilia-Romagna in zona arancione poteva forse avere un senso rispetto alle esigenze di contenimento della pandemia, ma nel momento in cui appunto l'Emilia-Romagna è stata collocata in zona arancione si vanno a sovrapporre creando un'ulteriore limitazione e compressione a quell'attività economica che è necessario nel rispetto evidentemente delle esigenze sanitarie e comunque garantire che continuino a esserci a vivere, perché purtroppo anche questi sono aspetti che vanno considerati e adeguatamente valorizzati.
La richiesta che Fratelli d'Italia dunque rivolge al presidente della regione Stefano Bonaccini è di rimuovere l'ordinanza in toto o quantomeno in parte delle sue limitazioni. Questo a fronte anche delle numerose richieste d'aiuto dei commercianti che si trovano a vivere nuovi ed ulteriori momenti di difficoltà. Il capogruppo di Fratelli d'Italia Lisei chiederà al presidente Bonaccini di valutare la proposta di revocare l'ordinanza, di continuare evidentemente a rispettare i parametri imposti a livello nazionale con la posizione della zona arancione, ma di mitigare gli effetti di un'ordinanza che è stata apposta il giorno prima dell'ingresso Emilia-Romagna in zona arancione e che sta realizzando una stratificazione normativa comprimendo quelle attività economiche che dobbiamo comunque cercare di mantenere in vita. Ecco, quindi queste le parole di Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia. Assessore Corsini, prenderete in considerazione questa richiesta che arriva dalla destra? Io non ho sentito bene perché c'è il segnale un po' disturbato, però se ci riferiamo all'ordinanza emanata dal presidente Bonaccini, noi in questo momento non abbiamo intenzione, diciamo, di modificare nulla, però non escludiamo naturalmente che questo possa avvenire nei prossimi giorni sulla base ovviamente dell'andamento epidemiologico e soprattutto delle valutazioni che verranno fatte dal Comitato Tecnico Scientifico. Il nostro obiettivo ora è riallinearci, diciamo così, anche dal punto di vista delle tempistiche al DPCM del governo e, diciamo, alle ordinanze emanate dal governo. Per il momento abbiamo incontrato i sindaci questa mattina, c'è, come dire, condivisione rispetto alla linea tenuta dalla regione, tutti i sindaci, di tutte, come dire, i colori politici e di tutti gli schieramenti politici, e quindi questo ci conforta che la strada che abbiamo intrapreso, la strada, diciamo, del rigore, la strada della coerenza, è apprezzata dai primi cittadini della nostra regione, almeno, diciamo, dei primi cittadini dei capoluoghi della nostra regione, che è quelli che con i quali ci confrontiamo quotidianamente per fare il punto della situazione, anche tutte le volte che dobbiamo ovviamente prendere delle decisioni sotto forma di ordinanze. Ecco, Assessore, c'è anche un'altra questione, perché noi abbiamo sentito, e lo sentiremo poi di nuovo più avanti, il direttore generale di AUSL Romagna Carradori, riferendosi alla Romagna in senso stretto, ha più volte detto che la situazione è meno peggio rispetto ai dati della regione. Per esempio, potrebbero esserci prossimamente anche delle differenze anche all'interno della singola regione, cioè aree differenziate nei provvedimenti? Che cosa ne pensa? Ma io penso che possa essere, come dire, una possibilità che sia giusto praticare, percorrere, ovviamente va valutata sulla base delle singole specificità territoriali. Io, come dire, preferirei a livello regionale avere un profilo unitario omogeneo, quindi prendere delle decisioni che valgano per tutta la regione, per tutto il territorio, perché questo anche dal punto di vista della comunicazione, come dire, è un messaggio che passa meglio e che non rischia di creare confusione, situazioni a volte anche complicate da gestire. Non si può escludere naturalmente, però al momento noi non abbiamo ritenuto, diciamo, di differenziare i provvedimenti su scala provinciale, né tantomeno comunale. Le faccio un'ultima domanda, poi so che è di corsa e ci deve lasciare. Ci sono tante attività che stanno soffrendo e non poco, ci sono i ristori che poi l'onorevole De Girolamo magari ci dirà un pochino meglio. Ecco, la regione di Emilia Romagna è intervenuta anche da questo punto di vista, comunque lo sta facendo? Beh, noi dall'inizio della crisi, dell'emergenza sanitaria, abbiamo fatto naturalmente molte manovre, molti interventi, messo a disposizione molte risorse che si sono aggiunte a quelle del governo. Ora sarebbe lungo elencarle, però posso dire che abbiamo già stanziato ulteriori 10 milioni di euro che saranno disponibili nei primissimi mesi del 2021, con i quali intendiamo appunto costituire un fondo che sarà poi implementato ulteriormente da risorse dei comuni per abbattere una delle leve fiscali che pesa maggiormente nei bilanci delle piccole aziende che sono state parzialmente prima e totalmente ora limitate nella propria attività, che sono i bar e i ristoranti, che è la TARI, che è la tassa sui rifiuti, che è una tassa o una tariffa, secondo dei casi, che pagano tutte le imprese.
che incide appunto nei bilanci dei bar e dei ristoranti, che producono, come noto, diciamo, un quantitativo di rifiuti piuttosto significativo in maniera importante. Quindi intendiamo con questi 10 milioni dare un sostegno a queste attività, ma non solo a queste, anche alle palestre, anche alle piscine che sono state chiuse dall'ultimo DPCM, e anche ai taxisti e ai noleggiatori con conducente che, come noto, già da purtroppo tanti mesi sono in una situazione difficile, lavorando poco e nulla, perché il turismo è stato molto penalizzato, soprattutto il turismo nelle città, soprattutto il turismo legato al business, agli affari, alle fiere, che sono state praticamente tutte annullate tranne qualche rara eccezione. Quindi con questi 10 milioni, che poi speriamo possano diventare anche di più durante i prossimi mesi, intendiamo dare un aiuto integrativo rispetto a quello del governo ad alcune categorie particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria e dalla crisi economica. Allora, grazie all'assessore Corsini per essere stato con noi e buon lavoro. Allora, grazie, arrivederci. Rientro in studio. Onorevole, parlavamo dei ristori, un momento difficile per tante attività economiche. Il governo sta provando a star vicino a questa realtà? Assolutamente, assolutamente sì. Il governo, diciamo, anche tutto l'arco parlamentare, permettetemi di dire, è vicino alle centinaia di migliaia di imprese del nostro territorio, ma anche, diciamo, di tutta Italia. Perché io lo ricordo, nel corso, diciamo, di quest'ultimo mese, insomma, in cui si sono susseguiti ben due DPCM, il governo è intervenuto prontamente con due diversi decreti, cosiddetto decreto Ristori 1 e il decreto Ristori bis, che ha diciamo, comportato una sorta di piccola manovra economica, perché voglio ricordarlo, il primo, insomma, decreto ha portato con sé una grossa anche fetta di aiuti, parliamo di 5,4 miliardi e di 2,8 miliardi col decreto Ristori bis, quindi stiamo parlando di più di 8 miliardi che si aggiungono sostanzialmente a quel, diciamo, quella rete, quell'ombrello di protezione che il governo ha voluto mettere in campo con decreti precedenti, a partire dal decreto rilancio, poi il decreto liquidità e il decreto agosto. Quindi si sta creando sostanzialmente una sorta di rete di protezione effettiva volta a dare quantomeno un ristoro immediato economico, un contributo economico, lo ricordo, anche a fondo perduto alle nostre imprese, e soprattutto cercare appunto di sostenere con questi contributi una ripresa economica quanto più veloce possibile. Io, solo per citare qualche dato, appunto con gli ultimi due sostanzialmente decreti, Ristori 1 e Ristori bis, arriviamo a coprire una platea di circa 536.000 imprese, con una percentuale di ristori basati sulla differenza tra il calo di fatturato di quest'anno e di aprile 2020 con quello del 2019, che può arrivare dal 100 al 400%. Quindi stiamo parlando comunque di un aiuto a fondo perduto che in questo caso rappresenta una cospicua, credo, fetta anche di aiuti economici per, diciamo, questa ripartenza. Allora, abbiamo parlato e stiamo parlando quindi della situazione della pandemia anche in relazione al territorio della Romagna. Facciamo un po' il punto della situazione, di cosa è successo nell'ultima settimana. Il contributo numero 9, più 17% di ricoveri. Vediamo tutto, ci dice il nostro Mirko Paganelli. L'ultimo bollettino settimanale dell'ASL Romagna sulla situazione epidemiologica mostra come dal 9 al 16 novembre si sia registrato un totale di 3.744 nuove positività al coronavirus nelle tre province romagnole. Un numero in continua crescita, anche perché continua ad aumentare il numero di tamponi processati. Però, come nelle scorse settimane, aumenta la quota dei tamponi che risultano positivi. Uno ogni 10 nell'ultima settimana. Un'incidenza più bassa di quella nazionale, ma che mostra come il virus continui a circolare. Un tasso, quello dei tamponi positivi, cresciuto soprattutto nel Riminese e nel Cesenate. Un fronte che desta preoccupazione è quello dei posti letto occupati da pazienti Covid, che sono diventati 482, un aumento del 17% rispetto alla settimana prima. Una crescita che risulta omogenea in tutte e tre le province romagnole. All'interno di questo dato si registra anche un aumento, seppure lieve, delle terapie intensive.
In Romagna attualmente ci sono 42 ricoverati per Covid ogni 10.000 abitanti, a fronte di una media regionale di 53 ricoveri. Nonostante ciò, i valori assoluti dei contagi restano alti e conseguentemente pure i numeri dei ricoveri, rimarca il direttore sanitario dell'ASL Romagna Mattia Altini, un quadro che costringe gli ospedali a rimanere nel livello rosso del piano dei posti letto. Un'ulteriore crescita di ricoveri significherebbe limitare il resto dell'attività sanitaria, le prestazioni non urgenti, ma questa è una situazione che vogliamo evitare a tutti i costi, precisa Altini. Attualmente deve ancora essere completato il recupero delle prestazioni saltate durante la prima ondata. Infine, il dato più nero, quello dei decessi. Da inizio epidemia in Romagna sono morte 631 persone che hanno contratto il Covid-19. Ecco, quindi questi i dati, accennavamo quindi prima alla possibilità anche ad una sorta di differenziazione fra aree delle singole regioni, di questo si sta parlando? Il dibattito a livello diciamo, nazionale in questo momento, come ricordava anche prima l'assessore Corsini, è più che altro incentrato nel cercare diciamo, di consolidare misure già prese, quindi stiamo parlando per capirci delle, diciamo, della suddivisione in fasce prese con l'ultimo DPCM appunto del 6 di novembre, dove appunto l'Italia è stata mappata, sappiamo, con tre colori diversi, quindi dal giallo all'arancione e il rosso, e ogni sostanzialmente regione ha con sé, pone diciamo, l'ingresso, l'uscita da appunto una zona piuttosto che un'altra, porta chiaramente con sé delle limitazioni e delle restrizioni. E questo è quello che si sta facendo, cioè anche insomma, sia il governo, il comitato tecnico scientifico, tutto sono costantemente, noi appunto oggi riceveremo anche i dati a livello insomma, nazionale, che, dettati dalle regioni per vedere appunto l'andamento epidemiologico della settimana, e quindi si capirà se effettivamente qualche altra regione potrà entrare in zona rossa. Insomma, in questi giorni si è parlato insomma, che il governatore per esempio della Puglia Emiliano ha chiesto di poter inserire quantomeno due province nella zona rossa, in zona rossa o eventualmente l'intera regione. Concordo con chi insomma, con quello che diceva l'assessore Corsini prima, cioè io stesso credo che una diciamo, ulteriore differenziazione per province possa creare insomma, una confusione ulteriore ai cittadini che già in questo momento sono insomma, interessati da misure insomma, che limitano non solo la libertà personale ma anche il libero esercizio dell'attività economica. Quindi andare in questo momento a differenziare ulteriormente, beh, credo che effettivamente porti con sé un'ulteriore, diciamo, possibilità di creare non solo delle disparità, ma appunto confusione. Per cui auspico che attualmente si continui appunto a prendere misure omogenee che credo garantiscano anche non solo ai sindaci, ai presidenti di regione, anche di insomma, muoversi in maniera coesa, compatta, evitando quindi delle differenziazioni che forse non verrebbero quantomeno in prima battuta comprese appieno. Allora, vogliamo sentire cosa ha detto il direttore generale di ASL Romagna Carradori. C'è stato un confronto col sindaco di Ravenna, vediamo un estratto, il contributo 8. Abbiamo tassi di ricovero meno rilevanti di quelli della media regionale e in particolare diciamo molto meno accentuati rispetto a quello che sta accadendo nell'ambito della zona dell'Emilia centrale. Queste le parole di Tiziano Carradori, che ospite del sindaco di Ravenna Michele De Pascale ha commentato i dati sui contagi settimanali da Covid-19. Il direttore di ASL Romagna prova a vedere il bicchiere mezzo pieno. Nonostante i numeri restino alti, la curva sembra essersi appiattita, soprattutto nel nostro territorio. Le province romagnole segnano numeri meno allarmanti rispetto alle città emiliane più colpite, in particolare Modena e Bologna. L'allarme però arriva dai pronto soccorso, soprattutto a Ravenna, dove nell'ultimo
Nell'ultima settimana la percentuale di accesso di persone positive al Covid è aumentata di circa 4 punti. Il risultato è che nel fine settimana ci sono state attese anche di 48 ore per mettere i pazienti in un lettino. È un punto debole il nostro pronto soccorso qui a Ravenna. Questo vuol dire che abbiamo un difetto, vuol dire, di ricezione all'interno dell'ospedale. Tra i nodi da sciogliere, la carenza di personale medico. Non riusciamo, voglio dire, a reclutare personale medico che possa stabilmente alleviare il carico di lavoro. Nelle prossime settimane si lavorerà per ampliare gli spazi. Ho preferito dare disposizioni di intervenire sull'ex terapia intensiva e sull'ex medicina d'urgenza, per renderli tutti disponibili ad ampliare le funzioni del nostro pronto soccorso, nell'attesa che costruiremo, vuol dire, il resto, perché la costruzione ci richiederà, voglio dire, almeno 2 o 3 anni. Quindi queste le parole di Tiziano Carradori. Si parla anche in questo momento, lo sapete, di Recovery Fund. C'è un'incertezza, onorevole, in Europa in questo momento sull'approvazione del bilancio. Ci sono quei paesi che hanno messo il veto sulla questione dei diritti. Ecco, ad ogni modo, fondi importanti che potrebbero essere destinati anche alla sanità. Speriamo. Dunque, sul recovery plan, chiaramente come governo e quindi di nuovo come Parlamento, noi abbiamo, insomma, le idee molto chiare, ovvero investire, diciamo, utilizzare questi fondi che arriveranno appunto dall'Europa per, da un lato, diciamo, fare anche, insomma, potenziare il sistema di aiuti appunto alle imprese che, come prima ricordavo, il governo sta mettendo in campo, ma soprattutto, diciamo, arrivare a creare di nuovo una rete di protezione ulteriore che permetta quindi di una pianificazione di investimenti molto importanti che, diciamo, spaziano anche a livello materiale. Io ricordo che appunto con la manovra che è arrivata appunto in Parlamento questa settimana, la manovra di bilancio per il 2021, porta una manovra da 40 miliardi, porterà con sé già una sorta di anticipazione di 14-15 miliardi all'interno, diciamo, del tesoretto, di fondi che verranno proprio dal recovery plan. Quindi noi già stimiamo un utilizzo appunto di almeno 15 miliardi per la copertura appunto delle prime spese che di fatto dovranno necessariamente essere garantite per la ripartenza, quindi soprattutto nei primi mesi del 2021. E ricordo anche che fino ad oggi, soprattutto in questi mesi, con gli ultimi decreti che citavo anche prima, quindi a partire dal decreto rilancio, il decreto liquidità, il decreto agosto, hanno recato con sé già un doppio scostamento di bilancio, un doppio scostamento di bilancio per un ammontare di 100 miliardi, quindi in deficit, soldi che stiamo quindi mano a mano di fatto inserendo, pompando di fatto nell'economia reale, e ci apprestiamo anche questa settimana o mercoledì o giovedì a votare un ulteriore scostamento di bilancio, proprio perché chiaramente l'idea è quella di arrivare a coprire il massimo numero di imprese, quindi con, dicevo, non solo ristori ma anche con un piano di programmazione e di organizzazione, che di fatto è quello che in qualche modo tutti noi auspichiamo anche a livello collaborativo tra tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento. Pochi secondi e poi andiamo in pubblicità, quindi un terzo scostamento di bilancio. La maggioranza è autosufficiente su questo o ha davvero bisogno dei voti di Forza Italia? Se ne parla in questo momento. Sì, c'è stato in questi giorni chiaramente un dibattito, insomma, anche con un botta e risposta tra, se vogliamo, i vari leader politici. Io ritengo che in questo momento, insomma, una maggioranza c'è, è una maggioranza chiara, solida, non si intravedono
diciamo, delle possibilità per cui effettivamente ci sia bisogno del cosiddetto soccorso azzurro. Vedo piuttosto una volontà, ecco, sicuramente costruttiva e collaborativa da parte di un pezzo del centrodestra. Credo anche dopo le parole molto importanti del nostro presidente, il presidente Mattarella, che ha richiamato, insomma, tutte le forze politiche, un po' tirandoli per le orecchie, alla collaborazione, a evitare, insomma, polemiche strumentali. Siamo in una fase di emergenza, c'è una pandemia mondiale da affrontare, quindi nel momento in cui dovessero arrivare, insomma, delle proposte anche di collaborazione costruttiva, ecco, è chiaro che, insomma, sono certo che la maggioranza ne potrà anche tenere conto. Di qui a dire però che in qualche modo un pezzo di centrodestra sia pronto a entrare al governo, insomma, ce ne passa notevolmente. Allora, ci fermiamo un attimo, un po' di pubblicità, poi torniamo in studio, parleremo di trasporti e ancora con l'onorevole De Girolamo, ma anche con altri ospiti. A tra poco. Eccoci tornati in studio, Talk 24, parleremo nello specifico di trasporti, di infrastrutture, di trasporto. Lo facciamo non solo con l'onorevole Carlo De Girolamo del Movimento 5 Stelle, che è con noi anche in questo secondo blocco, ma vado a collegarci, il nostro primo ospite collegato, con il dottor Davide Ceti, che è amministratore unico di Ferrovie Emilia Romagna. Buonasera dottore. Buonasera a voi. Allora, voi come società gestite la rete ferroviaria di proprietà regionale della nostra regione, un ruolo quindi importante. Ci può dire lo stato di salute, prima di tutto, dell'attuale rete di trasporto locale in Emilia-Romagna? Lo stato di salute, per illustrare esattamente lo stato di salute, bisogna partire anche dalla considerazione che la regione Emilia-Romagna, attraverso FER, è stata in questi anni l'unica regione che ha istituito la gara a livello europeo per quanto riguardava il servizio dei trasporti, proprio per quella distinzione fra i soggetti che gestiscono le infrastrutture e i soggetti che gestiscono il contratto di servizio, quindi concentrando in questo senso tutta la politica economica finanziaria della regione, con l'utilizzo appunto di questa società in-house che è FER, per quanto riguarda la manutenzione dell'impianto stesso. Tra l'altro, questo impianto di cui parliamo sono parecchie, sono quasi 350, se non di più, chilometri di linea ferroviaria, quindi è una distensione sul territorio corposa, e che comunque ha sempre mantenuto dei livelli di manutenzione di un certo tipo, perché io sono storicamente in FER da quasi 20 anni, perché ho fatto prima il revisore, adesso faccio l'amministratore, quindi ho sempre assistito all'impegno che FER attraverso la regione ha messo in questa attività di manutenzione. Negli ultimi anni, e soprattutto in virtù della gara fatta, c'è stato un cambio di direzione anche per quanto riguarda il discorso dell'attrezzaggio, cioè oggetto della gara essenziale era anche la fornitura da parte del soggetto che sarebbe poi risultato vincente di un certo numero di mezzi, di locomotori e di linee di materiale rotabile elettrificato. Quindi alla fine della fiera dovrebbe esserci, in un certo numero di anni non moltissimi, la dismissione completa di quelli che sono i mezzi diesel per far posto ai mezzi di nuova fornitura che hanno trazione elettrica, e quindi tutta la rete ferroviaria, o comunque gran parte della rete ferroviaria, sta cominciando ad avere questa evoluzione con impiantistica e con segnali di impianti di segnalamento per la sicurezza. Per quanto riguarda la rete elettrica, quando si parla di rete elettrica non si parla di sicurezza, si parla di ambiente, perché logicamente togliere linee diesel dalla rete vuol dire comunque fare una cosa ottima per l'ambiente. Invece gli impianti di segnalamento, che sono quelli
di cui FER sta dotando tutta la linea ferroviaria regionale, che sono gli SMC, scambio treno, scambio marcia treno, sono quei famosi, quelle stazioni di segnalamento, sistemi di segnalamento che dovrebbero, anzi io direi debbono, assolutamente evitare quelli che sono a volte purtroppo gli incidenti che su alcune linee andiamo a verificare oppure ad annotare. Allora, senti, la interrompo un attimo perché vado intanto a interloquire anche con l'onorevole De Girolamo, perché comunque il fronte del trasporto pubblico locale è un vostro cavallo di battaglia da tanti anni, quello di cercare di recuperare anche il gap, magari meno in Emilia-Romagna ma più che altro in altre regioni. Assolutamente, il trasporto pubblico locale oggi è, non solo era un nostro cavallo di battaglia, ma continua a essere un cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, soprattutto per quel che concerne l'aspetto green. Prima appunto il dottor Cetti ricordava come appunto l'intera rete di FER progressivamente sarà elettrificata, e qui insomma voglio anche ricordare l'ottimo lavoro che la nostra consigliera regionale Silvia Piccinini ha fatto in questi ultimi mesi proprio riguardo la possibilità di completare l'elettrificazione delle ferrovie dell'Emilia Romagna, quindi proprio perché di fatto il materiale si va verso uno svecchiamento del materiale rotabile, ma anche di completa elettrificazione delle linee. Questo permette da un lato di eliminare appunto quei treni che ancora di fatto funzionano a diesel e quindi immettono chiaramente ulteriori emissioni nocive e inquinanti per l'ambiente, con treni di ultima generazione che possono, quindi funzionando elettricamente, permettere non solo un risparmio di costi di gestione ma anche un risparmio per l'ambiente. E da un punto di vista proprio politiche green, politiche ambientali, non solo ci siamo concentrati sulla questione ferroviaria ma anche su quella dei bus, per esempio. Quindi io ricordo che ad oggi c'è una dotazione sostanzialmente di svariati milioni di euro, circa un 80 milioni di euro per sostituire il vecchio parco circolante, ancora una volta con mezzi più performanti, più green, e che possano permettere anche di far respirare i cittadini ma anche l'ambiente. Intanto questa è stata la settimana in cui finalmente a Bologna ha preso servizio, è entrato in servizio un mezzo molto importante, il servizio 1. Dopo 11 anni, innumerevoli polemiche, tanti rinvii e l'obbligo anche di partire a causa anche di situazioni legali che imponevano la partenza, oggi è il primo giorno del People Mover, la navetta, la monorotaia che collega l'aeroporto Marconi con l'alta velocità e la stazione di Bologna. 7 minuti per 8,60 euro, una cifra importante. Ma chi è che ha preso il People Mover oggi per la prima volta? L'hanno preso studenti, pendolari, qualcuno che arrivava dall'aeroporto, ma attenzione, sono soltanto 8 i voli che arrivano all'aeroporto Marconi. Ma intanto sentiamo i primi che ci hanno detto qualcosa stamattina sulla monorotaia bolognese. Ho pagato 8,50 euro per andare in centro? Sì, 8,60. 8,60. In 7 minuti arriva, è la prima volta che siete. Sono 11 anni che Bologna aspetta questa navetta e lei di fatto l'ha inaugurata. Ok. E poi c'è chi prende la monorotaia per andare al lavoro. Quindi ho utilizzato questo mezzo, più mezzi pubblici per andare al lavoro. Sì, da Rimini a Bologna, quindi essendo pendolare avanti e indietro, lavoro in aeroporto Bologna, quindi adesso sicuramente mi aiuterà per tornare a casa, anziché prendere l'autobus con traffico cittadino, eccetera, eccetera, avrò più possibilità di prendere dei treni per tornare a casa in orario regolari. Sicuramente questo è molto più veloce, quindi già un punto di partenza molto favorevole. La stazione intermedia è quella del Lazzaretto, ci sono anche studenti che utilizzano questo mezzo assolutamente più conveniente dell'autobus. L'autobus ci mette mezz'ora, questo 3 minuti, è tipo 3 anni che aspetto l'apertura di sto treno. E costa 1,50 euro? 1,70 euro, credo. Sì, prezzo competitivo. Sì, decisamente, l'abbonamento del treno costa 500 euro. E c'è invece chi non conosceva che ci fosse questa opportunità e per caso si è trovato su People Mover due ragazzi di Pesaro che oggi prenderanno Fly Emirates per andare a Dubai.
Guardi, noi la prima volta che lo vediamo ci accorgiamo, stavo prendendo il biglietto online, mi sono accorto che era, avevamo dismesso l'altro servizio, c'era solo questo, quindi è la prima volta che lo prendiamo, adesso vedremo. Credo che sia molto utile per chi come noi viene a Bologna proprio per andare a prendere l'aereo, insomma. Purtroppo è un periodo negativo perché ci sono soltanto 8 voli al giorno dal Marconi, sì. E si era pensato magari quando ce n'erano molti, esatto, di più, esatto. Però magari si spera in un periodo migliore. Ma sicuramente, in futuro sarà un servizio ottimo, credo. Dottor Cetti, abbiamo visto questo servizio, ci ha raccontato del People Mover di Bologna, un'opera attesa da tanti anni. Ecco, lo chiedo a lei e poi all'onorevole De Girolamo, quanto la burocrazia purtroppo ancora incide anche in questo settore, quello dei trasporti? Indubbiamente fa ancora la sua grossa parte, anche perché nella nostra esperienza, per quanto riguarda per esempio l'avvio di alcuni importanti cantieri, come quelli che stiamo facendo a Ferrara, quelli che dovremmo fare a Bologna a breve, vediamo che tutta la strada per determinare un atto definitivo e che metta la parola fine a dei contratti d'appalto che non siano attaccabili non sono assolutamente compatibili con dei tempi normali. Addirittura, vi faccio un esempio invece, quando abbiamo bandito la gara europea che aveva un valore moltiplicato 10, 20, 30, questi appalti di cui stiamo parlando, è stata molto più veloce quella dell'assegnazione della gara per quanto riguardava la titolarità del trasporto, probabilmente perché la struttura ferra ha lavorato, non me ne prendo il merito perché è stato fatto prima di me, devo dire che secondo me la struttura ferra ha lavorato benissimo, considerate che era un appalto di svariati miliardi di euro, parlo di miliardi, non milioni, fra investimenti e tracce, e non c'è stato un ricorso, quindi l'assegnazione è andata liscia, però chiaramente la burocrazia fa ancora il suo. Non di meno penso che oggi il Ministero dei Trasporti, ma anche altri ministeri, per quanto riguarda le grandi opere, stanno proprio lavorando su questo tipo di tema, perché con i commissariamenti o con le strade più facilitate per quanto riguarda i percorsi attuativi, sicuramente un po' di tempo se ne risparmia, anzi se ne deve risparmiare. Volevo solo brevemente agganciarmi al concetto che aveva espresso sul Green l'onorevole De Girolamo, perché noi abbiamo fatto anche una piccola sperimentazione l'anno scorso con una società, una startup, Green Rail si chiamava, si chiama tuttora, che aveva brevettato, che ha brevettato delle, diciamo delle, una linea ferroviaria, adesso mi scappa il termine, comunque voglio dire le rotaie verdi che hanno una caratteristica particolare, hanno diminuito, comprovato, perché abbiamo fatto una prova su un chilometro e mezzo su una linea reggiana, che abbattono del 30-40% la rumorosità per quanto riguarda l'impatto ambientale acustico. Fanno, in definitiva, hanno la possibilità addirittura di essere fatte con il riutilizzo delle gomme da camion, quindi un riciclo di materiale che all'ambiente non fa certamente bene. E queste, queste linee di binari vengono fatti con questi materiali di riciclo. In ultimo, stanno sperimentando anche la possibilità di essere autoproducenti di energia elettrica e quindi di poter addirittura poter gestire anche un discorso di autonomia di funzionamento elettrico con la percorrenza di questa rete. In Italia non è facile sostituire delle linee ferroviarie con questa tipologia nuova, però se alla fine questa sperimentazione dovesse poi arrivare ad avere un risultato effettivamente positivo, secondo me anche questo sarà significativamente un gran balzo per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente. Onorevole, burocrazia che quindi a volte un po' cozza anche con l'innovazione che prova a arrivare un po' più dirompente. Purtroppo ha rappresentato e per certi aspetti rappresenta tuttora diciamo una sorta di vaso di Pandora necessariamente da dover scoperchiare, perché diciamo, questo paese è, diciamo, per anni ci ha abituato a essere eccessivamente imbrigliato appunto in tutta una serie di diciamo, di lacci e lacciuoli che imbrigliano necessariamente molte attività.
E come diciamo, a livello politico, lo ricordava prima anche il dottor Cetti, noi siamo intervenuti già con alcuni decreti, da ultimo diciamo, il decreto cosiddetto sblocca cantieri, che reca con sé già una, insomma, l'idea di quello che poi operativamente si è andato a fare, con alcune, diciamo, con alcune modifiche al codice degli appalti, che ha permesso di velocizzare quindi la realizzazione di opere che in realtà erano appunto bloccate da anni, se non da decenni. Nonché, da ultimo, con tutta una serie di opere prioritarie e strategiche per il nostro paese, soprattutto in ambito trasportistico, il piano appunto cosiddetto Rilancia Italia, dove alcune opere sono state, saranno cioè interessate da un vero e proprio commissariamento, quindi con la possibilità di velocizzare anche qui l'iter burocratico di realizzazione delle stesse. Ovvio che ci siamo, come detto, siamo stati abituati a essere un paese effettivamente troppo preso dalla burocrazia, ma l'indirizzo che ci sentiamo di dare in questo momento è che, laddove molte opere, soprattutto opere di manutenzione, anche piccola manutenzione, che lo ricordo sono le vere opere di cui ha bisogno il nostro paese, prima che le grandi opere, attenzione, perché fare manutenzione, e purtroppo non lo sappiamo, non solo quindi con le recenti cronache, quindi della tragedia appunto del ponte di Genova, piuttosto che altre diciamo, recentemente accorse, ci fanno capire come in realtà, prima di pensare alle grandi infrastrutture, dobbiamo pensare a quelle piccole opere, anche se vogliamo regionali, che servono da un lato a velocizzare il paese, ma dall'altro a metterlo in sicurezza necessariamente. Dottor Cetti, un'ultima domanda e poi la saluto. Abbiamo accennato a quelli che saranno i passaggi prossimi per quanto riguarda la rete ferroviaria regionale. Negli ultimi tempi la Regione Emilia-Romagna, per la Romagna, ha annunciato il progetto di una sorta di metromare tra Ravenna e Rimini. Ecco, dal suo punto di vista, questo potrà essere realizzato facilmente nei prossimi tempi, ma più in generale per la Romagna quali saranno i prossimi interventi? Beh, questa programmazione farà parte assolutamente, penso, della prossima linea programmatica di questa giunta, e che prevederà nel piano triennale 2021-2023 una serie di opere, fra cui quella a cui faceva accenno, e che probabilmente andrà a determinare anche una, non tanto sostituzione, ma un affiancamento a quello che è oggi come oggi un trasferimento utilizzato, un trasferimento fatto utilizzando magari mezzi privati o mezzi su gomma che non sono più sufficienti. Alla fine voi pensate soltanto alla capacità di trasporto che hanno i nuovi treni che sono stati forniti da Trenitalia Tipper, il consorzio che ha vinto la gara. Sono di una capacità di trasporto e di velocità di trasporto che, probabilmente affiancando quello che è una situazione di infrastruttura che andrà creata, sicuramente darà una risposta positiva a quella parte di regione. Io, se mi consente solo 30 secondi, proprio volevo accennare a quei piccoli lavori di manutenzione a cui faceva riferimento l'onorevole. Non dimentichiamoci che per noi una primaria, di primaria importanza, è la sicurezza sulla linea ferroviaria. Sicurezza vuol dire anche togliere, questo è un nostro pallino, un nostro obiettivo, lo trasmettiamo tutti i giorni alla Regione, una miriade di passaggi a livello che sono ancora insiti sul territorio regionale. Allora, togliere passaggi a livello vuol dire forse diminuire un po' la velocità di percorrenza dei treni per quanto riguarda determinati incroci di infrastrutture, ma assolutamente vuol dire alzare la sicurezza del trasporto. Voi non avete idea di quanti passaggi a livello vengono abbattuti giornalmente da veicoli in transito, e quindi con delle potenziali tragedie che molto spesso si sfiorano più per fortuna che per altre motivazioni. Allora, grazie dottor Davide Cetti, amministratore unico di Ferrovie Emilia-Romagna, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi.
E annuncio e saluto un nuovo ospite collegato con noi, Roberto Sacchetti, che è il presidente di Start Romagna. Presidente, buonasera. Buonasera a lei. Ben trovato. Allora, come sta andando in questo momento il trasporto pubblico? Si viaggia al 50% e se poi ci può dire anche lo stato di salute economico però di un'azienda come la vostra, perché senza i biglietti che succede? Ma parto dalla prima domanda. Con la didattica a distanza ovviamente la domanda si è ridotta fortemente, quindi in questo momento il trasporto pubblico riesce a dare risposte soddisfacenti a tutti quelli che ne hanno necessità, che sono ancora prevalentemente coloro che lavorano. Quindi da questo punto di vista oggi riusciamo tranquillamente a soddisfare la capacità prevista in questo momento al 50%. Devo dire che anche quando con le scuole attive eravamo all'80%, grazie anche ai servizi aggiuntivi che erano stati messi in campo, non abbiamo mai sforato da quella indicazione normativa. Lei mi chiedeva anche della parte economica. È chiaro che la parte economica sta soffrendo fortemente, perché i ricavi da traffico si sono praticamente dimezzati e anche ovviamente gli abbonamenti conseguentemente hanno seguito la stessa strada. Da una parte abbiamo avuto comunque la garanzia dei corrispettivi da parte della regione, quindi attraverso l'agenzia, dall'altra dovremmo avere a breve un primo ristoro attraverso appunto il decreto ristoro, quello del convertito in legge all'inizio dell'estate, che ci dà un po' di sollievo, ma ancora non è chiaramente sufficiente, anzi siamo ancora abbastanza lontani da quello che è un equilibrio di bilancio. Onorevole, anche qui un altro tema caldo: ci sono in Italia tante aziende partecipate, quindi parastatali, che soffrono e non poco. Assolutamente, il discorso che anche si accennava, a cui si faceva riferimento prima, è ovvio che in una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo il trasporto pubblico ha chiaramente subito delle perdite anche notevoli, ma c'è da dire una cosa: non solo, qui colgo l'occasione anche per ringraziare tutti gli operatori del trasporto pubblico locale che non si sono mai fermati, quindi ci hanno garantito, comunque hanno garantito la possibilità, seppur laddove prevista, a tanti cittadini, sia la scorsa primavera durante il lockdown totale, sia in questa fase dove abbiamo appunto una differenziazione di misure restrittive, e quindi sicuramente un grande lavoro che di cui ringrazio e che andrà necessariamente incentivato. Prima il dottor Sacchetti faceva riferimento a quanto previsto dall'ultimo decreto, il decreto ristori, e effettivamente abbiamo anticipato con ulteriori 300 milioni già uno stanziamento di altri 300 milioni previsto nel primo decreto, per un totale di 600 milioni che in generale assommano nell'arco di questi ultimi quattro decreti a circa 1,1 miliardi per il trasporto pubblico locale. E faccio per dire, per esempio, degli ultimi 300 milioni, quelli appunto anticipati come quota 2021, 200 potranno essere utilizzati immediatamente per dare il ristoro alle aziende appunto del trasporto pubblico locale. Qui però, se mi consente, è chiaro che c'è da fare anche una differenziazione rispetto alla gestione che in alcuni casi, in alcune regioni, ha creato appunto dei grossi problemi, sia relativamente all'utilizzo di questi fondi, perché ricordo che appunto il MIT aveva stanziato in origine 300 milioni appunto con il decreto rilancio. Di questi sono stati utilizzati solamente 120 milioni, quindi ben 180 sono rimasti nelle casse del Ministero e ad oggi devono essere spesi entro il 31 dicembre di quest'anno, perché molte regioni non si sono effettivamente attrezzate né eventualmente nel prevedere delle corse sostitutive utilizzando
utilizzando dei mezzi privati piuttosto che dando effettivamente una quantificazione economica alle aziende del trasporto pubblico e quindi lasciando in sofferenza ancora queste ultime. Dal lato governativo c'è tutta la volontà, e quindi qui voglio rassicurare, continuare appunto a monitorare soprattutto la domanda che in questi ultimi tempi viene analizzata settimanalmente dal Ministero, e ricordo anche che c'è un tavolo che la Ministra De Micheli ha convocato, una sorta di tavolo plenario che vede la partecipazione anche della Conferenza Stato-Regioni, quindi dell'UPI, piuttosto che delle aziende di trasporto pubblico locale, che è volta a a divenire una sorta di riforma del trasporto pubblico locale. Perché il trasporto pubblico locale è in realtà l'ultima riforma, affonda le sue radici veramente nel passato. Stiamo parlando dell'ultima riorganizzazione del 1976 e l'ultima riforma ben 20 anni prima. Quindi chiaramente l'ottica su cui credo bisognerà puntare è quella proprio della razionalizzazione e della riorganizzazione di questo sistema nell'ottica di non solo sostenerne lo sviluppo, soprattutto quando è green, chiaramente, ma anche perché, come dicevo in apertura, consente a tanti cittadini di potersi spostare ed è quindi una risorsa necessariamente da incentivare. Sacchetti, un'ultima domanda e poi saluto. Riapriranno prima o poi le scuole, entreranno a pieno regime, sarete più pronti di prima? Ma innanzitutto mi lasci dire un attimo rispetto alle cose che ho appena sentito. Il fatto a conferma appunto che il trasporto pubblico locale è un servizio essenziale, come questo sia servito, e abbiamo avuto anche una lettera di ringraziamento proprio dagli operatori sanitari che andavano al lavoro e che utilizzavano il mezzo pubblico. Quindi il trasporto pubblico locale non si può fermare, e noi in questo periodo, anche rafforzandolo, appunto utilizzando anche quelle risorse che diceva l'onorevole, in questa regione abbiamo utilizzato tutto quanto era possibile per garantire il servizio. È chiaro che oltre ai mancati ricavi dei titoli di viaggio abbiamo dovuto, in questa fase, abbiamo giustamente anche rimborsato tutti gli abbonamenti dei lavoratori e degli studenti che non erano stati utilizzati nella prima fase, e quindi questo ha generato quell'ulteriore aggravio rispetto alle risorse che venivano richiamate. E quindi ancora siamo in una certa sofferenza, ma raccolgo l'attenzione che da parte del rappresentante parlamentare veniva espressa. Certamente noi stiamo lavorando in accordo con la Regione, c'è un tavolo bisettimanale con l'Agenzia, uno settimanale con la Regione, per essere sempre più pronti. I miracoli però non si fanno con la capacità ridotta al 50%, se si dovesse giungere alla didattica in presenza totale ritorneremo ad essere in forte difficoltà, di questo dobbiamo essere consapevoli, quindi qui il lavoro deve essere allargato anche a tutte le scuole affinché ci sia una concertazione e un'organizzazione degli ingressi e delle uscite da scuola che veda dei turni non poi differenziati di mezz'ora o di un'ora, perché questo non ci consentirebbe per tempi ovviamente intuibili di poter garantire le macchine, come non è possibile se tutti entrano alla stessa ora. Quindi bisogna differenziare in maniera significativa gli orari se dovremo mantenere una capacità al 50% e garantire il trasporto di tutti i ragazzi, qualora appunto, ripeto, la scuola ritornasse, e io me lo auguro anche perché vorremmo dire che abbiamo passato questa fase critica in presenza. Allora, grazie Roberto Sacchetti, il presidente di Start Romagna, grazie per essere stato con noi. Prima di chiudere volevo farvi vedere un contributo, perché stiamo parlando di trasporti, ci sono anche le merci che corrono sulle nostre strade, e vediamo l'intervista della nostra Federica Mosconi. L'emergenza sanitaria aggrava il quadro generale del comparto autotrasporti, quale l'appello di FIAP. Sì,
È evidente che lo aggrava. La chiusura a macchia di leopardo delle attività incidono sui volumi da trasportare, che diminuiscono fino ad azzerarsi in alcuni casi e crescono a dismisura in altri, quindi compromettendo l'intera organizzazione logistica. È una situazione aggravata anche perché si ripetono gli stessi errori di marzo. Consentire ad un mezzo pesante di lavorare perché ritenuta attività essenziale senza metterlo nelle condizioni di viaggiare in sicurezza, garantendo l'apertura di punti di ristoro e di servizi igienici, è da incivili e da irresponsabili. La FIAP non ha ringraziato prima la ministra nella prima ondata pandemica, quando ci ha fatto quel meraviglioso video messaggio dove ci diceva che eravamo degli eroi. Non ci siamo mai sentiti eroi, ma forse persone responsabili. Non lo facciamo neanche questa volta. FIAP chiede con forza rispetto per chi lavora in queste condizioni, quindi noi avremo piacere di avere dei punti di ristoro dove, quando si ferma la nostra gente, possa mangiare qualcosa, andare in bagno, fare cose che riteniamo essenziali. Questo vuol dire viaggiare in sicurezza. Il non considerare queste cose lo riteniamo assolutamente vergognoso. Più che eroi, siamo schiavi, se così ci devono trattare. Sui trasporti e autotrasporti ci sarebbe molto da parlare. Io vorrei ringraziare l'onorevole Carlo De Girolamo, Movimento 5 Stelle. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie a voi tutti per averci seguito. Ci vediamo la prossima settimana.